Buon pomeriggio amiche, come va? Come state? Spero tutto bene. Prima di tutto il saluto della nostra dolcissima regista. Ciao a E tutti. come avete potuto vedere dall'uovo, anche dell'aiuto regista e Ciao. dell'opinionista. Ciao. Amiche, siamo in gran completo qua. Manca solo il marito timido e vicini di casa. I nonni e tutti quanti. Abbiamo qua chi ha più potere nel pianeta. Chi? Lo sappiamo tutti, non prendiamoci Barbie. in giro, Barbie. Chi più di lei, protagonista di mille bambole, che ha la casa in campagna, al mare, in città, a New York, a Parigi, a Londra, dappertutto. Mille Ken, biondi, mori, di tutte, no? Quanti Ken ci sono? Quante Barbie ci sono? Quante amiche di Barbie? Yacht, macchine di lusso, Camper. normali, camper, barbecue. Amica, però questa non è una promozione con Mattel e tantomeno con di chi è? Con Dolphin. Dolphin. Non ci hanno dato nulla assolutamente per questo video, se no ve l'avremmo detto con piacere, ma fino ad ora ci tengo a dirvelo, nessuno ci ha mai dato nulla per fare i video, eh? Però comunque non ce ne frega niente. Noi li facciamo lo stesso perché ci piace farli. E Eh sì. soprattutto ci piace mangiare il cioccolato. Anche. Mi manca però il contenitore che qua di fianco lo prendo perché ho recuperato il contenitore, così possiamo mettere il cioccolato, se no direttamente nel tavolo anche no. Apriamo. Qua c'è Apriamo. Midge. Chi è questa? Barbie con le amiche. Midge, questa non lo so No, come si io non ho chiama. idea. Christy. Non so. Christy e Midge. Mi pare. Christy, mi pare. Una Ma all'altra. Midge? Midge. Non mi sembrava Midge. Midge quella. Non è Midge, facciamo finta che sia Midge dopo un po' di corrucciamento così. Un È po' Midge comunque. arrabbiata. No, non lo so, amiche. No, dici tu, dici che non è Midge? Oh, boh, non so. Scopri tutte le sorprese fashion. Bene, questo è l'uovo che fa per noi. Cioccolato al latte finissimo. Dolphin senza glutine, 220 grammi. Quindi è più piccolo di quelli che abbiamo aperto negli scorsi giorni. Erano 240. Sì. Non capisco se c'ha un contenitore troppo grande o l'uovo troppo piccolo. Sento qualcosa di strano. Mi pareva quasi fosse rotto, però più che rotto è strano. C'ha il secchiello troppo grande, forse. Boh. Vediamo. Apriamo? Apriamo. Apriamo. Suona, Suona. suona. C'è qualcosa. Non dice con sorpresa. Sì, dice scopri le sorprese fashion. Quindi direi che è carino. Ah, prezzo. Allora, ce l'abbiamo qua, Dolphin uovo di Barbie, 9,90, pure troppo, perché quello delle Gorius 8,90 Ed era anche più grande. ed era di un'altra marca Era soprattutto, balocco. Balocco. Dolphin non lo so se il cioccolato Dolphin mi piace, quello Balocco sì, e quello Thun era per Nigotti. Abbiamo aperto gli scorsi giorni. Quello della Tuna costava di più anche. Costava 11,90, sì, ma a me sembra tutto rotto questo uovo. Cosa c'è? Il cotone dentro? Non capisco. Vediamo. Forse è rotto. Amiche, Speriamo di sono già no. dispiaciuta. Bellino, qua almeno l'hanno messo in copertina, no? Sì, Perché quello infatti. dell'atù non c'era C'era la l'orso. scritta La solo. scritta è basta, troppo poco. Noi vogliamo sostanza in copertina, vogliamo il personaggio. Allora, io non capisco, ma mi sembra tutto vuoto, guarda. Quando mai un uovo così? Ma non te ne Guardate. sei accorta quando l'hai preso? No, mica vado a tastare le uova. Poi mi dicono, signora, se l'ha tastato il suo. Però mi sembra strano, guarda. Magari si è Cioè, rotto. però comunque anche regalarlo, no? Vai a regalare una roba così poi. Forse è tutto rotto. Vediamo, forse è tutto Vediamo. rotto. Bene, no? Allora, apriamo con l'amica carottina. Meno male che non lo dobbiamo regalare, se no era un Ma po' ci sto brutto. rimanendo malissimo. Mi pare sia tutto rotto. Guarda, già gli sto schiacciando il tasto, No, eh. quello Sai? viola. Ma insomma. Oh. Non è rotto, è piccolo. Ma Davvero? dai, ma questo è un uovo di cocorita. Ah Rotto, no, sì che è tutto certo, ma alla rotto. grande Ti sembrava anche. a te? È un uovo di cocorita eppure è rotto. Allora, guardate, non serve il pugnetto. No, tutto Mi ha rotto. Ma sorpreso. non Poco. tanto. Mazza. Io quando ero piccola non è rotto, è polverizzato. Io da piccola quando li trovavo rotti così ci Ma rimanevo la sorpresa dov'è male. che non la vedo?
Cioè, è proprio, guarda. Vabbè. Che delusione. È brutto quando questo sono è il mio parere personale. No, esatto, e quella faccia dice tutto. La sorpresa. Indossa, non la vedo. La sorpresa indossa, eccola qua. Ah. Ah, wow, molto fashion. Che cos'è? Adesso la fiamma, è molto, io mi aspettavo una sorpresa grande, sinceramente, non so come mai. Purtroppo anch'io. Visto 10 euro per un uovo di cioccolato rotto, compravo una tavoletta che tanto se non è a forma di uovo. Sì, è con un ciondolino, cos'è quella roba? No, non è un ciondolino, è uno smalto. Guarda, c'è anche scritto smalto per unghie. Oh, sì. Che magari è secco, no dai. Questo è per la sorpresa, che sinceramente, ma guarda almeno se è non secco. Mi dice niente. E questo è per l'uovo rotto. Allora, complessivo, diciamo che. E questo è per il prezzo. È di media, è quel tasso. Non era in offerta. Non era in offerta. No, almeno non è secco. Ok, meno male. Almeno non è secco. Sentiamo se puzza. Beh, è smalto. Puzza. Puzza tanto. Senti l'odore. Non ha un buon odore. Ma sa di sa di Vinaville. Sa di Vinaville. E c'è. Niente. Dice Mattello di qua. Non. Boh, non lo so. Non dice no, comunque bene lo smalto. Se sì, se insomma di un brand. Non è in collaborazione, mi pare, con nessuno di quelli che conosciamo. Come diciamo make up. Boh. Così così direi, lo inquadriamo bene 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 da vicino. Davanti c'è scritto Barbie, no? E Mattel. E qua dietro c'è scritto smaltino per le unghie. Ecco. E niente. Qua se sentite grattugiare è l'opinionista che sta grattugiando. Assaggiamo. Grattugiando nel senso giocando, no? Cic, così con le unghiette. Assaggiamo il cioccolato. Almeno il cioccolato, speriamo che sia buono. Come minimo. Aiuto il regista. Grazie. Regista, e come ha detto una nostra amica nei commenti, una fregolina piccola per l'opinionista che non lo può mangiare, e invece un pezzettino grande per la Lallix. Come? Cioccolato. Cioccolato? Mm-hmm. Beh, diciamo che quell'altro, come si chiamava, Pernigotti, era molto più dolce. Cioè, tipo il doppio, più dolce. Però non è male. Allora, noi non fatica adesso a parlare. Perché è cioccolata. Scusate. Buono, è buono. Sì, ciao. Buono. Buono, è buono. È mangiabile, si lascia mangiare. Io direi, mi faccio parlare così. Va bene, abbiamo il secchiello. Grande perché cosa? Grandissimo. Comunque volevo dirvi che noi alla fine in 5 un ovetto così in 2 giorni ce lo mangiamo, no neanche, perché a merenda col panino, pezzo di pane col cioccolato dentro, io sono la prima che lo fa, merenda così, oppure anche dopo cena un pezzettino di pane col cioccolato dentro. E voi amiche lo fate? Pezzo di pane col cioccolato dentro? Io sempre fatto da che me lo ricordo, e lo fanno anche loro. Cioccolato è buono, però sinceramente 9,90 euro per questo, ne compravamo tavolette di cioccolato con 9,90 euro un paio, profumo buonissimo, però mi ha deluso tanto il fatto che sia rotto, anche perché io, amiche, vi dico un segreto, non lo prendo mai da davanti, lo prendo da mezzo, però non sto là a tastare perché non mi sembra educato, no, nel negozio, però non prendo il primo che magari gli è caduto a qualcuno, lo prendo da in fondo. E nonostante questo era rotto, e nel negozio sono stata molto attenta a non sbatterlo e a non romperlo, e invece lo stesso era rotto. Questo l'avrei comprato? No. Invece il ciondolo della tuna era molto più bello, no? Sì, sì. Mm-mm. Era una sorpresa. Diciamo, boh, se io fossi stata bambina e avessi trovato questo, sì, contenta, perché a me gli smalti piacciono, ma forse non sapendo bene forse cosa c'è dentro, non so se me lo facevano mettere nelle unghie quando ero piccola, perché ha un odore di colla molto forte. Esatto, quello, no? Sa di vinilico, di colla vinilica, non sa di smalto, quindi non lo so, ecco.
se mi fiderei forse ad utilizzarlo sulle unghie. Lo proveremo. Metto sotto uno trasparente protettivo e lo proviamo assieme in un video, vediamo se asciuga, giusto per curiosità. Mm-hmm. Non è nemmeno proprio il color Barbie. No, un po' più, secondo me un po' più sul viola. Perché è troppo tipo triste, troppo spento. Dovrebbe Barbie a colori più accesi. Guarda, Dolphin, come che hai fatto. Come colorato tu sul cerchiello. Sì, e questo, l'outfit oggi è stato creato dall'opinionista. Ha detto, per aprire l'uovo di Barbie ti devi vestire come la Barbie. E mi ha dato lui questa giacchettina, che tra l'altro vi è piaciuta. Me l'avete scritto nei commenti. L'avevo presa con i saldi del Rinascimento. Cioè, è un negozio che ha anche altri marchi qua da noi, e anche il marchio Rinascimento, perché sennò a prezzo pieno costa tanto. Allora io l'avevo presa con i saldi, metà prezzo o addirittura più di metà prezzo. E sapete sì che le giacchettine di Rinascimento mi piacciono tanto, però sono sempre molto costose per me, quindi aspetto, se rimane con i saldi la compro, e se no pace a me, no, pazienza così. Con i saldi che poi cascano verso il mio compleanno, no? Perché io compio gli anni a settembre, i saldi sono là. Più o meno. E quindi sì, questa sì, restiva, e l'ho comprata per il mio compleanno a settembre con i saldi. Quindi mi compro di solito un regalino di compleanno a settembre, di solito sì, qualche. Poi dipende da anno in anno, a volte magari qualche anno, tipo l'inverno scorso mi ero comprata qualcosina d'inverno, no? Sì, sì. O due anni fa, uno, due cappottini, così. Quest'anno niente, non mi sono comprata nulla da vestire, perché usiamo quello che c'è, dai, non serve. Compriamo qualche palettina make-up da provare insieme, così abbiamo, no, qualche materiale, diciamo, per fare il video insieme. E non mi sono comprata da vestire, tanto non me ne serviva. E niente, sono rimasta un po' delusa. Avrei preferito trovare, non lo so, un braccialettino, no? Tipo quelli che mettono anche l'indoor, come si chiamano? Lind. Mettono i braccialettini ma delicati. Ma quelli là più o meno i prezzi come sono? Secondo te sono molto più alti? No, più o meno. Più o meno? 14, 15 euro, questo 10. Potevano metterne uno fine fine con la B di Barbie. No, era carino, la bimba era contenta, secondo me. Erano contente sia quelle piccoline che quelle più grandi. Esatto, sì. Invece così sono contente forse le piccole, che però non se lo sanno magari mettere da sole, piangono. È impegnativo lo smalto, perché poi non tutte le mamme lo fanno mettere, non tutte le bimbe se lo sanno applicare, non a tutte piace il rosa. Io avrei messo una roba un po' più passepartout. Dolphin, se vuoi chiamami l'anno prossimo che ti do. Dolphin, sono questi. Sì, sì. Due consigli, due dritte per le sorprese da mettere dentro all'uovo. E quindi che mi tasto chiameranno mai. Quindi il tasto prima era viola, rimane viola. Il cioccolato è buono, ma è rotto. Per il cioccolato pure gli lascio il viola. Oggi va così. Oggi tirchia! E voi? Io metterei il giallo, ma soltanto per il cioccolato. Giusto. Tu? Viola. Allora, il giallo era dell'opinionista, viola dall'aiuto regista, e la nostra mitica Reggi cosa schiaccerà? Difficile. Io più o meno come l'opinionista, cioè nel senso, per me la sorpresa è viola. Viola? E per, cioè, tra il viola e il giallo, ecco, non me la sento né di dargli uno pieno. Gli diamo un giallo? No, se devi dare qualcosa dai questo. Se diamo un viola, ha detto. Cioè, comunque lì in mezzo. Pure rotto, perché poi sì, va no, bene appunto, tutto, rotto. Pure rotto. E quindi che dire, amiche, salutiamo i floppettari qua. Diciamo che siamo stati un po' floppato. Sfortunati noi, che sì, poi è arrivato, cioè... Può piacere o non piacere? Il mio pensiero è che non mi è piaciuto. A me non piace l'odore, cioè non mi fiderei neanche a mettermelo io, dello smalto. No, infatti, sentito anche la regista, non si fida più di tanto. E sì, 9,90 secondo me costa troppo per questo uovo qua. No, troppo. Troppo. Secondo me è troppo costoso. È bello solo il pack qua. Dica, l'opinionista vuole dire qualcosa? Sì, ma volevo dire, ma all'inizio non c'era scritto che... Sorprese, non c'era. Dice plurale, sorprese, sorprese fashion in varie uova. Cioè, tu compri due uova, tre uova, e due sorprese, tre sorprese, via dicendo. Un uovo, una sorpresa. Allora ti scrivono sorprese, così tu ti illudi e lo compri. Esatto. E niente, amiche mie, oggi sono rimasta un po' delusa. E corriamo a farci un panino con la cioccolata per consolarci. Giusto. Almeno quello. Voi volete aggiungere qualcosa?
tutti un po' delusi oggi. Che... non ce l'aspettavamo che ci fosse questa ciofechina. Cioè, boh, è bellino, sì. Boh, no, non è bellino, non è Alvaro. E cosa? Volevo, no, 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 non ce la faccio, no. Io vorrei un po'... Non ce la fai a mentire? No, non ce la faccio a mentire, amiche. Volevo essere gentile, ma non mi dice niente, assolutamente. No, non voglio neanche dire lo regaliamo, perché non si può regalare, c'ha un odore troppo forte di colla. Sì, no, che sembra qualcosa di troppo chimico, che dici com'è. Non lo possiamo passare a qualcuno, perché non mi fiderei. Dice, occhio che di usarlo dopo entro 6 mesi dall'apertura. Io gli voglio dire, non ti preoccupare, consumeremo in 6 mesi dall'apertura. Possiamo verniciare qualcosa di rosa, no? Possiamo verniciare, perché io li uso a verniciare, a fare dei disegni. Quindi questo, se non lo proviamo una volta, magari sarà la svolta, chissà che bello che è. Magari sì, mi innamoro, magari quando finisce piango. Mi piace, ecco, il barattolino non lo butto, però non riuscirò mai a farlo pulito dentro, se no sarebbe carino per mettere glitterini. Sì, ma pulito pulito non penso che... Pulito pulito non penso nemmeno io, ma potrei comunque provarci. Vediamo, vediamo se saremo capaci e niente. Oggi sono un pochino stanca, un pochino di mal di testa, mi fa ancora male l'occhio. Dall'altro giorno che mi ero messa il pennello dentro all'occhio. Ah sì, giusto. Che male qua. Ma mi ha fatto male tanto, eh? Mi ricordo. E niente. Come ha scritto la nostra amica, mi sono quasi inzurpara. Azzurpara si dice in certe zone, invece nella mia zona si dice inzurpara. Cambia a seconda della zona. E niente, noi amiche mie, un po' con un po' di delusione, ma ci consoleremo col panino col cioccolato. Se non volete aggiungere altro, io saluto. Come sempre vi ricordiamo di lasciare un like se questo video vi è piaciuto, condividere con tutte le amiche e gli amici amanti delle uova di Pasqua, del make-up, perché questo, ricordiamo, è un canale make-up. Infatti apriremo ancora qualche uova, 78 mi pare che ne dobbiamo aprire. Sì, certo. No, scherzo. Ancora qualche uova e poi torniamo agli unbox make-up, che sono i miei in assoluto unbox preferiti. Però insomma, visto che è stato chiesto anche da voi, ci avete segnalato anche di aprire Clio Make-up, lo apriremo domani. E quindi, amico, vi bacio qua in mezzo che vola. Quindi apriremo anche, insomma, perché ce l'avete chiesto, queste uova di Pasqua, e poi torniamo con l'unbox dei make-up regolari. E niente, vi mandiamo un bacio grande, vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video, perché, amiche, l'iscrizione è gratuita e, come dico sempre io, ci era mancai altra cosa puro. Commentate col pulcino o col cuoricino spezzato come questo cioccolato, esatto. No? E come la delusione anche un po' della sorpresina, un fiocco per i capelli, io avrei voluto. Una mollettina. Non so, ma io avevo alte aspettative, proprio aspettative. Io mi aspettavo una mini Barbie, per esempio, di plastica. Un sogno. Invece mi hanno detto continua a sognare. Esatto. Che non lo dico a mica perché non lo posso dire, Ma chi vive sperando muore. Certo. Tutto è da casa, lo so che lo sapete, però noi non lo possiamo dire qua. E niente, amiche mie. Abbiamo detto tutto, no? Il like, condividere, iscriversi. Panino al cioccolato. Sto arrivando. Un bacio, amiche, buona serata, al prossimo video.